leggero, diciamo, anche a livello sia di, diciamo, di prezzo, ma anche a livello di utilizzo. Insomma, questo è, si può bere un po' più leggera, se non è di quelli da invecchiare, vanno, diciamo, bevuti giovani, anche se, come vedete, è comunque riserva, quindi vuol dire che comunque è un vino che ha un certo invecchiamento. Anche questi bianchi vengono fatti spesso una fermentazione in legno, non in cemento ma in legno. L'invecchiamento non eccessivo in barrique, non è una zona, diciamo, salvo rari casi che usano spesso botti grandi, proprio a livello di tradizione. Qui la barrique è qualcosa di molto Borgogna, Bordeaux. In questa zona la barrique non è un must, anche se ovviamente giovani magari aziende la usano più di altri. Però ecco, questo non quello che si intende far venire fuori dal terroir, soprattutto nel Rodano del Sud. Com'è che c'è questo mescolanza di uve? Quando si usano più uve, l'idea, diciamo, che c'è di fondo è quella di far sentire il terroir, quindi non far sentire il vitigno, che non diventa preponderante. Anche in questi vini, assaggiamo qua sopra, anche quando sentiremo un Syrah, qui abbiamo un Grenache in purezza, il Château Rayas è un Grenache nero in purezza, sentirete che non è la Grenache che viene fuori, ma è proprio il terroir che sentiamo attraverso il vino. Quindi è quella che dovrebbe essere la magia che i vigneron del Rodano cercano di evocare. Allora, vedete, a livello di colore è un giallo paglierino, ovviamente, però abbastanza intenso. C'è una discreta massa colorante, considerando appunto che non c'è apporto a livello di colore da parte del legno, è l'uva che dà appunto questo colore. Non mi aspetto una grandissima acidità, perlomeno del colore, non ci sono molti riflessi verdolini particolarmente. Del resto è comunque un 2004, quindi magari qualche anno fa ce lo poteva avere, adesso comunque un'acidità sicuramente un pochino inferiore. Però ecco, a livello di corpo, vedete, nel bicchiere il vino ha c'è una certa massa, un certo corpo. Siamo a 13 gradi di reazione alcolica. Andiamo all'usarlo, ecco, sentite i primi profumi, forse sono quasi fiori di limone, sensazione un po' agrumata, c'è sensazioni di floreale, diciamo, più sul tiglio che sulla ginestra, perlomeno questa fase così fredda del vino. In questa fase, diciamo, ecco, più il floreale che una componente fruttata, qualche nota un po' mielata, miele, vai, se vogliamo dire d'acacia, se vogliamo proprio specificare. Poi in realtà sono sfumature, però ecco, più acacia che mille fiori. Perché proprio anche semplicemente il fiore dell'acacia, se vi dà nulla, si spengono, però così abbiamo un minimo di ventilazione. Ecco, quindi sicuramente è un vino molto, molto floreale, molto ricco di sentori, con qualche speziatura che vedrete col calore viene un attimino più fuori. A livello altre note, ecco, direi già abbastanza stuzzicante, abbastanza divertente al naso, però sicuramente la temperatura acquisterà qualche sfumatura in più, quindi pregherei di aspettare che prenda qualche grado di temperatura. Andiamo a assaggiarlo. Ecco, sentite, ovviamente l'acidità non è il punto di forza di questo vino, assolutamente. Sentite, un vino comunque ha un discreto corpo, entra in bocca effettivamente con una, diciamo, delicato come profumi, ma il corpo si sente subito sulla lingua la carnosità. C'ha una bella punto, un bel punto di sapidità, c'ha in bocca una chiusura marognola abbastanza pronunciata, un po' è la sapidità, ma un po' è proprio, sembra quasi veramente una scorzetta di limone, la chiusura un po' amaricante, che effettivamente però lo rende abbastanza interessante, magari molto diverso da quelli che normalmente ci troviamo a bere, cioè classico Chardonnay, classico Sauvignon, sicuramente non ci ritroviamo, né a livello di profumo né a livello di bocca. Un vino appunto, direi, sicuramente più sapido che fresco, un vino abbastanza caldo, con un
con un retrogusto che dà magari sulla pesca, in bocca la frutta viene un attimino più fuori, una pesca diciamo quasi gialla, il calore che si spande piuttosto bene nella bocca e che ci dà effettivamente un vino probabilmente sicuramente non da aperitivo, vino probabilmente su qualche preparazione al pomodoro, su qualcosa che abbia anche una puntina, visto che normalmente si dice che il pomodoro usato col pesce crea dei problemi con vini bianchi troppo acidi, qui il problema non ce lo poniamo, possiamo tranquillamente la preparazione che utilizza il pomodoro o altre diciamo pietanze con qualche tendenza acida. D'altra parte l'aspetto amarognolo ce lo può rendere magari anche piacevoli su classe rostaceo e la loro tendenza dolce senza problemi. Quello che ha questo vino sinceramente non stanca obiettivamente, questa chiusura amarognola ce fa abbastanza richiedere. Ora non avete, tra un po' vi serviamo un po' di formaggio, un po' di pane e costini. E però ecco, diciamo un vino che invita sicuramente a bere il secondo bicchiere. Ora la Grenache appunto è così, cioè nel senso Grenache bianca è un vino diciamo grossolano, ma nel senso non per dire non per diciamo sminuire le sue potenzialità, però effettivamente non è un vino da finezza, non è uno Chardonnay o un Sauvignon profumatissimo, è un vino appunto da dei vini belli, insomma, robusti, corposi, che danno e che sono un'ottima base per quando poi si va a fare vini tipo Châteauneuf du Pape Blanc con componenti di altre uve su territori un pochino più forti e pesanti, da permette molto bene di far risaltare il terroir, proprio perché a livello di uva non ha, la banana e l'ananas dello Chardonnay piuttosto che la nocciola, il burro, volete voi, proprio perché non ha connotazioni spinte come profumi diciamo del vitigno, permette l'espressione del terreno in maniera più complessa. Comunque lasciatelo lì, poi dopo se l'avete finito ce l'abbiamo ancora e vedrete che comunque... Ma vi vedo molto perplesso, ma a me piace, poi vabbè, me lo bevo io.